la verità è che questa nuova metodologia di rilievo di impronte avvantaggia non solo l'odontoiatra ma soprattutto il paziente, perché permette di evitare, di saltare tranquillamente quella che è una fase che qualche volta diventa un po' pesante per il paziente, che è quella del rilievo delle impronte, perché sì, alcuni pazienti non sopportano i siliconi, non sopportano gli alginati, quindi tutta quella mi scusi, quella metodologia oramai consolidata che prevede l'impastrocchiamento che c'è in bocca, sì, insomma, perché comunque bisogna tenere in bocca, è temibile quella prova, è molto può essere temuta, perché a volte i pazienti hanno avverto un senso di soffocamento che spesso. Anzi quasi sempre è un fatto più psicologico che reale, sì, ma chiaramente crea un impatto emotivo e difficoltà. Le capita di dover, come dire, tranquillizzare? Allora, guardi, questa è la metodologia di base. Noi utilizziamo prima una sedazione psicologica, a volte siamo anche dei ritrovati meccanici, sì, o degli espedienti. Quale la persuasion, insomma. Quella, sì, è persuasion. Quella... Oppure, per esempio, io do un suggerimento, mi permetto ai miei colleghi, di utilizzare per esempio a volte un po' di alcol messo sotto il naso, dà quella sensazione di apertura delle narici, è un atteggiamento, una sensazione che si sorge psicologicamente, e quindi diciamo che la difficoltà è quella. Poi ci sta una chalorrea, quindi una salivazione abbondante, sì. I pazienti avvertono proprio quell'ansia di fame, quella paura di non poter respirare, e quindi questa a volte crea problemi, sì, anche quindi a... lei ha una bottiglia di whisky nell'armadietto, sì, nello studio. I miei pazienti quindi sono molto, sì, contenti di venire a prendere le impronte da me, perché bevono, no, diciamo alcol puro, un alcol denaturato, sì, che permette appunto, almeno psicologicamente. Però questa impronta digitale, devo dire la verità, sta riscontrando un notevole, un successo, almeno una curiosità. E perché? Perché senza nessun ingombro, senza nessuna pasta, permette un rilievo preciso delle impronte. La collega in questo caso qua sta preparando una coroncina su un dente, sta mettendo un filo retrattore, a volte oggi non si usa nemmeno più, ma potrebbe essere utilizzato, ci sono alcune metodologie che lo prevedono. La dottoressa sta facendo un filo retrattore per scollare la gengiva, oggi si potrebbe usare anche il laser in questa metodologia qua, molti non lo usano. Con questa immagine, come vede, la camera 3D sta riprendendo esattamente, e lo sta portando sul computer, l'immagine tridimensionale del dente con i punti di repere per trovare i precontatti, l'altezza, quindi la distanza che intercorre tra il moncone così preparato, lo spazio interprossimale tra dente e dente, come vede è tutto, ecco, digitalizzato. La tecnica touchscreen. Touchscreen, ed è, sì, importantissimo, perché il medico può tranquillamente modificare, ruotare e controllare in tutti i punti, vede in tutti i punti, la precisione della preparazione, se ci sono delle correzioni da apportare, e quindi una valutazione effettivamente tendenziale. Vedi, in questo caso qua sta valutando l'occlusione e la distanza che va ad intercorrere tra quel moncone che è sulla destra dell'immagine e la, sì, parte inferiore che è sulla sinistra, e poi è verticalizzata l'immagine, per poter valutare, ecco, preciso. Questa è l'impronta che viene fuori, sì, ed è bellissima, perché, sì, la distanza è precisa. È valutabile, quelle strisce azzurre sono le chiavi occlusali, come vede, con i carichi rossi e verdi. Praticamente abbiamo in questo modo delimitato completamente la regione su cui andare ad intervenire. Quel puntino che le vede è il punto dove dovrebbe sfiorare il manufatto, la capsulina che andrebbe a preparare. Sì. Lascia la paziente che va a casa. E dopo secondi, qualche minuto, diciamo. Ma diciamo poi il minuto che si perde non dà fastidio al paziente, sì, il paziente deve tenere solo la bocca aperta. Mentre mi ha detto che con la tecnica attuale, cioè quella senza il 3D, senza questo sistema da fantascienza, invece ci vuole diverso tempo. Ma diciamo che ci sono delle paste fast, per cui queste paste si attivano rapidamente. Sì. Poi bisogna sapere, ci sono delle macchine che miscelano, come quelle, sì, che utilizziamo noi, miscelano già il prodotto, per cui i tempi sono abbastanza contenuti, ma certamente superiori, sì, al tempo che ci... Ma guardi, il problema non è tanto manco per il tempo, è
chiaramente questo riduce anche l'impatto, perché quella è la cosa più importante, è il fatto che ci sono pazienti che non sopportano le preparazioni. Una volta preparato il dente e valutato tridimensionalmente, fatto ruotare in tutte le direzioni, come vede, la sta isolando proprio la zona, la sta praticamente delimitando. Questo è importante perché poi questa tecnica, vede, andrà ad essere ricostruita su un modello che andrà attraverso un software che è presente nel laboratorio, andrà trasmessa in diretta al laboratorio odontotecnico. Ecco, questo è il particolare sul quale saremo arrivati tra poco, ma lei lo ha anticipato, cioè il dentista, l'odontoiatra, dopo aver preso rapidamente, in questione di un minuto, senza utilizzare queste paste eccetera, ma soltanto con questi, con queste, diciamo, questi sensori ottici, questi sensori sui denti, è in grado di trasmettere in tempo reale con uno smartphone oppure con il PC, con il personal computer, questi dati all'odontotecnico che magari si trova a un chilometro o anche a 10.000 chilometri, per esempio a Shanghai o a Mosca, sì, o fanno in tempo reale, bravissimo. In tempo reale, il quale poi lo prepara. Quindi il software che ha il tecnico, sì, è diciamo la controparte di quella che c'è lì. Eh sì, è omologo, allo stesso. Per cui a questo punto, su dei dati precisi, quindi la precisione della impronta, l'odontotecnico può costruire un modello tridimensionale nel laboratorio, valutare tutte le zone occlusali, come vede, le cuspidi, l'altezza delle cuspidi, cioè è una precisione, oserei dire, maniacale, sì, perché va a rilevare con esattezza tutti i punti di precontatto, quelli, sì, tra dente e dente, che sono fondamentali per evitare poi raccolta di cibo, sì, per evitare sovralimentazione della gengiva papillare, per cui la gengiva potrebbe andare incontro a fenomeni di arrossamento, di edema. Quindi riproporre un dente naturalissimo. Noi già abbiamo, sì, dei tecnici meravigliosi che sono bravissimi, sì, con l'aiuto di questa metodologia riescono a fare già dei manufatti protesi di estrema precisione e di altissima qualità, perché non basta il materiale utilizzato a dare qualità di un prodotto, ma anche il modo con cui viene applicata, la preparazione che viene fatta e il rilievo delle impronte. Ecco, quindi stiamo parlando di ottica, dell'impronta ottica digitale, questa nuova tecnica digitale a 3D per prendere le impronte al paziente che va dal dentista perché deve mettere una protesi, deve mettere ordine tra i denti nella sua bocca. E abbiamo visto appunto quali sono i principali benefici, le principali virtù: la precisione, dice il dottor Fresa, la velocità, diciamo un tasso di disagio per il paziente bassissimo. Ecco, guardi, sì, adesso i nostri telespettatori possono vedere che siamo in una fase già terminale. La, sì, paziente è tornata, un manufatto protese di estrema precisione. Adesso la dottoressa sta valutando se ci sono, con quella piccola rilievo di impronta, se ci sono dei piccoli precontatti, ecco là c'è una cartina per valutare. Come vede, la precisione è talmente oserei dire maniacale, precisissima, micrometrica, che non c'è stato proprio bisogno. Sì. Adesso passa alla sigillatura con un cemento. Questa è una capsula metal free, cioè una capsula che non prevede metalli all'interno. La cementa con un cemento di quella famiglia, la sta fotopolimerizzando, perché questi sono cementi che sono sia auto che foto indurenti. Come vede, pochi minuti la capsula non ha bisogno di ritocchi. Quel filo interdentale serve per togliere i residui di cemento tra dente e dente, e quindi con una... Sì. Ma veramente, ecco, vede, adesso ho fatto delle prove di posizione ortodontica. Questa è la stessa tecnica che prevede l'applicazione di una diga, sì, qua prevede l'applicazione di una polvere, diversa da quella di prima. Sì. La paziente è una giovane, ovviamente magari l'obiettivo sarà diverso, quello magari di mettere
qualunque manufatto, ecco, protesico, non necessariamente tutta una protesi, un inline o un'ora di ceramica. E qui questa luce, questa è lo stesso sensore ottico, sì, che funziona, però questo ha bisogno di una pasta che somiglia un po' al telescope, diciamo, somiglia un po' al telescope di cui parlammo di vecchia memoria, qualche mese tempo fa, per la diagnosi precoce, sì, del cancro della bocca, sì. E questa funziona sullo stesso principio, con una metodologia leggermente diversa, perché qua prevede l'applicazione di una sottile polvere che viene riconosciuta dal lettore ottico. Ecco, la cosa straordinaria è che il dentista la gira a tre dimensioni, quindi la può vedere, in tutte la può vedere da dietro, da sotto, in tutte le... Pensi, mentre invece, non riuscirebbe a farlo, o avrebbe difficoltà a lo farlo. Lo fa con l'impronta, ma bisogna... Con lo speculo. Allora, deve vedere con lo speculo, anche per una diagnosi. Io, sì, per esempio, nella mia pratica uso una telecamera intraorale per valutare queste cose. Ma se dovessi preparare un manufatto, oggi attuerei questa metodologia anche per avere un quadro ottico diretto più preciso. Ecco, ma questa tecnica, e anche la tecnologia ovviamente che sta dietro la tecnica, ha un elevato il costo? E qua entriamo in un altro ambito. Come tutte le novità, ha un costo iniziale molto elevato, molto. Però noi non disperiamo di, fra qualche tempo, di poter abbassare i costi di questo... Con una maggiore produzione. Una maggiore produzione, con un riscontro sul territorio, perché io credo che gli studi dei colleghi si attrezzeranno quando... Io penso che adesso siamo intorno ai 40.000 euro. Non ecco, ma la domanda poi conseguenziale, per il paziente, al di là del risparmio, del disagio, dei tempi, dei fastidi... I costi saranno uguali o invece, perché qui si parla anche, ho letto che c'è anche un risparmio di costi per il paziente. Ammortizzare questo, allora diciamo che in tutta onestà l'investimento che va fatto è un investimento che deve essere utile a due persone, all'operatore e al paziente. Quello che io non utilizzo, certamente ci sarà bisogno di un po' di tempo per ammortizzare, però io credo che non sia il caso, o non sarà necessario, che il paziente subisca un aumento dei costi, o limitatamente, voglio dire, anche per ammortizzarlo nel periodo. Diciamo che il dentista... Però noi risparmiamo sulle impronte, sullo sviluppo, gesso, immagliamento, acquisterà anche prestigio, molto, no? Prestigio. Molta qualità il dentista usa queste tecnologie. Da quando lo stiamo incominciando a utilizzare, devo dire la verità, a prescindere che devo spezzare la lancia per i miei tecnici, sono bravissimi, però voglio dire, i tempi si sono ridotti, il materiale, mi spiace per i fornitori, il materiale ne consumiamo di meno, e soprattutto diamo ai pazienti una tranquillità, perché vengono con maggiore... Ecco, quindi i fornitori dovranno adesso adeguarsi, perché io spero che i materiali noi abbiamo avuto uno sviluppo notevolissimo nel settore della tecnologia, soprattutto quando riguarda il rilievo delle impronte, e siamo passati da impronte che, guardi dottore Vinicius, prima le tiravi fuori dalla bocca e se la temperatura esterna per caso fosse attestata a valori diversi o più bassi o più alti, l'impronta si stirava. È un problema. Magari poi sì, andavi a svilupparla e ti trovavi con un dente completamente diverso da quello che avevi previsto, quindi correzioni. Quindi la temperatura, l'umidità certamente, certo, bisognava stabilizzarla. Adesso siamo invece in una fase molto avanzata, le paste, ma non dobbiamo dire che le paste, anzi... noi le utilizziamo tuttora e sono dei siliconi di altissima qualità, che non si modificano né con l'acqua, né con l'umidità, né con le temperature. Quindi non è che adesso dobbiamo abbandonare quella metodica qua. Noi ci auguriamo che il tempo e la ricerca permetta di migliorare la qualità delle prestazioni del medico, che è importante, e che è importante lo faccia con senza stress, e per il paziente che deve sottoporsi a due stress.